Amore, beh, ecco, volevo solo salutarti velocemente e dirti che ti amo tanto. Oh, indovina un po'? Sarò di ritorno a casa molto presto, evviva! Oh, non vedo l'ora di farla finita con questa storia della babysitter e di tornare dal mio amato marito. Mi manchi tanto. Ora devo tornare al lavoro. Sappi che ti amo, Ethan. Mi manchi molto. Ti mando un mare di baci. Ti amo tanto. Ciao, amore. Ethan. Sì, è vero. Ti ho mentito. Non avrei dovuto, ma... quello che posso dirti è che se troverai questo... stanne lontano. Pronto? Ehi, sono Ethan. Sì, va tutto bene, però Mia non è morta, lei è viva, è tornata. L'hanno trovata? Ma come? Sul serio? Io non lo so, ma è tornata. Non so come ha fatto, ma è tornata. Forse è uno scherzo, vuole che la raggiunga. Ma lei dov'è? Dalvey, Louisiana. Merda, ma sono passati 3 anni. Lo so, ma se invece fosse davvero lei... Voglio scoprire qualcosa in più. Questo è il posto.
Huh?
Dannazione! Mia. Mia, per fortuna sei viva. Sono io, sono Ethan. Ethan? Ethan! Ehi, stai bene? Tu non dovresti essere qui. Ma che vuoi dire? Mi hai contattato tu? No, non sono stata io. O forse... qualcuno ti ha visto entrare. Lui ti ha visto. Lui? Ma c'è qualcun altro? Che diavolo succede qui? Sta arrivando papà, dobbiamo andarcene. Papà? Dobbiamo andarcene adesso! Dove mi porti? In un posto sicuro. Vuoi dirmi cosa sta succedendo? Ti ho creduta morta per 3 anni. 3 anni?
Sei sicuro di quello che dici? Ma che posto è mai questo? Che ti hanno fatto? Non adesso. Dobbiamo trovare una via d'uscita. Forse da questa parte. Mia, noi dobbiamo parlare. Il messaggio che hai mandato. Credimi, quella non ero io. Ma l'hai fatto. Non sono stata io. Ok, d'accordo. Ma dimmi che sta succedendo. Ti sto dicendo tutto quello che so, giuro. Dobbiamo andare di qua. Mia, sai dove stiamo andando? Qui la famiglia mi passava da mangiare. Sì, me lo ricordo. Lì. È proprio lì. È questa. Ricordo la stanza. C'è un'altra porta. Ne sono sicura. Non c'è più. È sparita! È sparita! Saremo una famiglia. Ora che tu sei qui. Sono sicura che ci sia un'altra porta. Mia!
Aspetta, aspetta! Non saresti dovuto venire qui. Chi sei? E che cazzo succede? Mi chiamo Zoe. Forse puoi uscire dall'attico. Attico. Adesso vai. Subito. Thank you.
Boh! Ma dove l'hai trovato? C'è un taglio, Pete. Ehi, lavoro coi professionisti. A proposito, controlla che l'audio funzioni. Non voglio un nuovo Mariglio. Ma è una storia di 2 anni fa. E non mi doppio. Quello nuovo? Non mi piace. Ancora? Non ti stupire se dovremo rimpiazzarlo. Piano B. Apriamo, filmiamo l'interno e poi parte l'intro. Come sempre, insomma. Però, di il nome del programma stavolta. Tranquillo. Stasera a Sewer Gators, un altro posto del cazzo inutile. Felice? Deliziato. Siamo pronti? Cominciamo. Fatti da parte. È chiusa. Dopo di te. Allora perché? Siamo scesi all'inferno? Ti prepari mai? Cosa abbiamo? Casa schifosa? Rumori strani? È stregata? Che cazzo? Ero un presentatore io. Sostituto, Pete. Sostituto. Cosa? Nulla. La storia, Andre? Una fattoria abbandonata, una famiglia scomparsa e forse un delitto. Il solito. Da quanto hai detto che è abbandonato? 3 anni. Clancy, filma questo. Ottimo inserto. Quindi... questi contadinotti scompaiono. I Baker, non dei contadinotti. Jack e Marguerite Baker. Gente tranquilla, non arretrata. Girano brutte voci sul figlio, Lucas. La pecora nera. Ma merda! Sapevo di dovermi mettere le altre. Oh, merda. Mi sono vaccinato. Comunque, è un gran bello scontro. Andre, che dici? Andre? Andre? Andre! Ehi, Clancy, hai visto Andre? Dov'è? Oh, cazzo, non posso credere! Non lavorerò mai più con lui. Alla fine i produttori vanno e vengono, ma un buon cameraman come te... Resta vicino. Cos'è stato? Sentito? Andre! Dove cazzo è? Prima tu. Riprendimi tipo eroe mentre scendo. Vabbè, allora... vai pure. Che cosa vedi? Che cos'è?
Cristo! Sono io, tranquilla. So che non volevi farmi alcun male. Questa volta hai esagerato! C'è un cazzo di male! Ok, perfetto. Ah!
aiuto in famiglia. Non morire proprio ora. Hai del lavoro da fare.